Buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo video. Sull'onda della simpatia che mi pervadeva ieri, ho pensato di non lasciarvi a digiuni su alcuni tips molto importanti di un argomento che io ho trattato già tempo fa, però insomma questo sarà in un formato diverso. Quindi volevo parlarvi di alcuni tips per essere un single soddisfatto. Partiamo subito con il primo punto. Appuntarsi sul frigo o eventualmente, se non si possiede, uno di quei frighi in cui si possono appoggiare delle calamite, delle simpatiche calamite prese in giro per il mondo, si può anche utilizzare un diario. Appuntarsi appunto delle piccole frasi così rimembranti per la mattina, molto interessanti per la mente, sullo stile depression. Posso suggerirne qualcuna? L'amore non esiste. Tutti tradiscono e io amo me stesso. Ricordiamoci che è importante acquistare sempre poche tazze, pochi piatti e mai, anche se ci piacciono in negozio, servizi da due. Dobbiamo sempre rafforzare quel pensiero dell'impossibilità di una eventuale convivenza e quindi vita di coppia. Non è necessario avere un letto ad una piazza per essere single, ma si può anche possedere un letto se lo si desidera a due piazze o a una piazza e mezzo, purché il suo utilizzo sia quello di dormire stravaccati in diagonale o eventualmente di destinare una parte del letto al nostro cagnone o gattone di casa. Molto molto importante, legata appunto alla tips precedente, è questa: procurarsi appunto un gatto perfido o un cane feroce, educarli appunto in questo senso, da far vivere in simbiosi con noi, quindi vai di coccole, molti vizi, molti giochi insieme, così da assicurarsi che in caso si cedesse alla possibilità di portare qualcuno a casa ed eventualmente iniziare una possibile vita di coppia, questi venga appunto minacciato dal nostro petto, all'occorrenza morso o graffiato. Siamo sicuri che non tornerà. Non dimenticare, caro single, di godere sempre, ogni giorno, del fatto che la tua casa è il tuo regno e nessuno mai la può invadere con discussioni noiose sulla spesa o ancor più noiose richieste di attenzioni e coccole. Frequentare tranquillamente ogni tipologia di amico o amica, quindi single o anche fidanzati, ma allontanarsi da eventuali amici che tentano di presentarci l'amico di turno o di cercare di fare delle uscite a quattro, e che ci mettano potenzialmente in delle pericolose situazioni di fidanzamento. Leggiamo quest'altra tips molto importante. Qualora si incontri qualcuno che ci piace davvero, può capitare, insomma, e che possa quindi farci cedere all'idea di coppia, andarci a letto subito. Perché perdere l'occasione, voglio dire. E una volta a casa, però, concentrarsi ad analizzare ogni suo piccolo difetto, ingigantendolo. Questo è un punto molto importante. Posso suggerire qualche difetto che di solito si trova sempre. Non so, sudorazione, peluria, dimensioni non eclatanti, movimenti goffi che fanno ridere, espressioni ridicole nell'amplesso e così via. Il ridicolizzare i difetti dell'altro ci è molto utile anche nel caso, diciamo, generico in cui qualcuno si possa avvicinare in modo corteggiante nei nostri confronti. Ecco, in questo caso ci può aiutare appunto a non concentrarci sull'eventuale modo gentile e ammaliante, quindi potrebbe essere pericoloso per un nostro eventuale interesse. Se ci si trova, ahimè, in una condizione di coppia, a volte si perde il senno nella vita, può succedere. E si vuole però trovare un rimedio a questa situazione per tornare in libertà. Un evergreen è sempre quello di procurarsi un amante, se la situazione è urgente, anche un eventuale amante finto, premurandosi di venire scoperti e quindi odiati e poi tutto quello che ne consegue. Se però la situazione non si risolve, ma ahimè si aggrava e può succedere spesso che l'altra persona intenda addirittura perdonarci per questa cosa,
Allora affiniamo le nostre arti, le nostre arti teatrali, confidando di essere, di avere scoperto di essere gay e nel caso in cui lo si sia già, di esserci riscoperti etero. Questo dovrebbe farlo mollare. Altro punto molto importante, non farsi sbeffeggiare o compatire da amici in coppia, questo succede anche molto spesso. Ricordati che l'invidia è una sottile forma di ammirazione, anzi, si può aiutare l'eventuale amico in coppia che, compatendoci, cerca di aiutarci a suo modo, rafforzando la sua, sicurezza del fatto che nonostante un difetto lo è concesso a tutti, nonostante lui sia ammogliato, noi gli vogliamo bene lo stesso. Concluderei queste perle con una frase di Sex tratta dal film Sex and the City: se sei single, il mondo è il tuo buffet personale. Prossimamente altri tips insieme ad altri video. Buona giornata.